Sulmona è una città per bambini, secondo lei? A misura di bambini? Beh, penso di sì, tanto traffico non c'è, quindi i bambini possono andare ai giardinetti, circolare anche sulla strada. Certo, mi sembra proprio adatta per i bambini, perché non c'è tanta circolazione di macchine. Beh, i parchi li stanno risistemando perché ce n'è uno in via Togliatti che era un po' abbandonato. Adesso dice che lo rifaranno, però non ti so dire se lo fanno. Beh, avendo avuto dei bambini posso dire la mia, molte cose sono a misura dei bambini perché possono ancora giocare sotto casa, diciamo. L'organizzazione che il comune mette a loro disposizione invece è latente, un po' meno. Certo, come no? Perché non è no? Certo, ce ne sono e ne potrebbero fare degli altri anche nelle zone di periferia. Lei è nonno? Ci può No, no, non sono nonno. Sì, è una città che anche per la tranquillità, per i bambini, è veramente una cittadina affidabile. una città per bambini, No, no, assolutamente no. I bambini purtroppo non hanno nessuna alternativa di svago perché non c'è niente. L'unico parco giochi sta via lì, a via San Polo, l'unica diciamo decente. Le altre sono tutte abbandonate, obsolete, oppure ormai.